Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Xpacard e oggi siamo tornati finalmente dopo tantissimo con le applicazioni misteriosi. E oggi c'è un'applicazione veramente misteriosa, ma non solamente perché è qualcosa di in teoria paranormale, ma perché è veramente qualcosa che secondo me è un mistero, cioè, per capire, funzionerà? Sì, no, boh. Siamo tornati con una nuova applicazione sulla tavola Ouija, non è la prima che la faccio, ne trovate altre sul canale. Comunque se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi, per quelli già iscritti attivate le campanelline perché è importantissimo raga. Se non mi seguite su su Instagram, seguitemi qua su xpacaryt. Raga, voglio provare una cosa, anche se una cosa fa anche un altro youtuber. Durante il video, visto che tutti mi chiedete di essere salutati, non posso salutarvi a tutti perché siete troppi. Durante il video uscirà questa faccina e voi nei commenti, i primi tre che mi diranno che faccina è uscita, io nel prossimo video li saluterò, quindi cioè che minuto scusa è uscita, io al prossimo video li saluterò, quindi state attenti e godetevi il video. E nulla raga, per un altro episodio direi di arrivare a 1000 like e iniziamo subito raga. Ok, qui c'è la seconda inquadratura raga, non voglio usare uno screen recorder per chi non capisse cosa sia questo screen recorder. Comunque non voglio usare un registratore automatico in teoria di tablet perché l'ultima volta mi ha dato problemi con un'altra applicazione, quindi voglio fare questa inquadratura, dovrebbe essere anche un po' carina, dai, una doppia inquadratura. Comunque raga, nulla, mi raccomando, lasciate tantissimi like, iscrivetevi per altri video così. Ah, vi volevo fare anche una domanda, in realtà ve le volevo fare due. Una è che io tra poco vado in Sicilia con Diego, quindi mi affitto una villa là in Sicilia, in cui c'è anche la villa e tutto. Ma la domanda è a parte che ovviamente faremo tantissimi video rituali tavola Ouija lì, perché giustamente siamo solo noi, anche se i nostri, che ne so, vanno via, abbiamo casa libera, una villa ancora più bello. Comunque, quindi preparatevi, tenetevi pronti, mi raccomando iscrivetevi. Ma la domanda è: vorreste anche qualche video in piscina, così divertente, prova a non ridere? Ditemelo perché lo vorrei fare molto volentieri. Poi vabbè, se poi non vi piace, buona, cioè non cagate il video e buonanotte. Il secondo è sempre: ma volete altri video insieme alla mia ragazza, che ne so, tipo tavola Ouija insieme a lei, anche cose divertenti? Ditemelo qui nel sondaggio. E nulla ragazzi, direi di non perderci in ulteriore chiacchiere, iniziamo subito, buona visione. Ok raga, l'applicazione si presenta in questo modo, vi dico subito che come vedete da qua la sto facendo su Samsung, quindi non so se esiste su Apple o no altro, non so nemmeno se c'è Aptoid su Apple. Andiamo alla tavola. La tavola si presenta in questo modo, è una semplicissima tavola di legno con dei grafi che ovviamente non sono né sul tablet, niente, sono sulla tavola. Ok, in questo modo, c'è qualcuno? C H I Chia. Ok, ma ha detto un nome, quindi già posso escludere il fatto che sia una cavolata, nel senso, non è che dico c'è qualcuno mi risponde 34, mi dice paradiso, inferno. Ma ha detto il nome, che ci può stare. Quindi andiamo alla seconda domanda e sarà la classica: sei buona o cattiva? Anzi, quanti anni hai? Ok, quanti anni hai? Vediamo. Risponde coi numeri? 29 anni, raga, risponde addirittura coi numeri. Non so cosa pensare, raga. Cioè, sembra che stia andando veramente per bene. Cioè, non è che ha detto quanti anni hai, Giovanni. Invece, giusto, quanti anni hai? 29. Mi stai incuriosendo. Andiamo a chiederle se buono o sei buona o cattiva. Ok, no, cattiva. Okay, è cattiva. Spero sia tutta una cavolata, speriamo. Raga, visto che è una donna, 29 anni, vabbè, potrebbe essere mia mamma. Comunque, le chiediamo: ti piaccio? Ma non nel senso ti piaccio, tu vuoi mettere con me. Ti piaccio nel senso ti sto simpatica? Anzi, simpatico. Ok, vediamo, ti sto simpatico, vediamo che cosa risponde. Vuoi?
Vuoi essere mio amico, penso? Ma se ha detto che non gli piaccio, mi devo fidare? Chiedo. Anzi, sapete cosa le rispondo? No, così, diretto, vediamo cosa dice. No, vediamo cosa. Invece sì. Ok, domanda del secolo. Dove sei? Ti sto? Ti sto toccando? Non lo so dietro. Ti sto toccando? Sto toccando i... Schiena? Ti sto toccando la schiena. Ok. Fatti vedere. Vediamo cosa risponde. Vuoi? Sicuro? Sì, infatti, vuoi? Vuoi conoscermi? Fatti vedere, vuoi conoscermi? Raga, rischiamo un po', visto che siamo abituati a fare la tavola normale. Anzi, no, non voglio rischiare, volevo dirle tipo se è brutta, volevo insomma offendere per vedere se si incazzava seriamente. Facciamo, dai, ormai abbiamo rischiato. Siamo andati in un bosco abbandonato. Abbiamo fatto. Raga, muoverla so io, ok? Siamo andati in un bosco abbandonato. Abbiamo fatto cazzate. Ci siamo spaventati e tutto. Non penso debba avere paura di un'applicazione. E ora le dico: ok, sei brutta. Vediamo cosa risponde. Mi pare. Mi pare che lo sei. Ma che... Raga! No! Ma che cazzo? Chiudiamo, cioè... Raga, se è una cosa finta, tanto di cappello per il creatore. Vediamo, chiudiamo. Non voglio. Vabbè, di sicuro non voglio chiudere. Sto rischiando qualcosa, mi sa. Non voglio chiudere. Voglio provare. No. Non so cosa abbia detto, raga, non l'ho visto. Proviamo a scrivere addio. Cos'è sto suono? Raga, è venuto un suono inquietante. Che cazzo? Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate tantissimi like, commentate e iscrivetevi se non siete. Sì, vabbè, l'ho detto. Raga, io all'ultimo ho sentito un nome che conosciamo tutti bene. Speriamo che. Non so cosa dire, io disinstallo l'applicazione, sinceramente, aspettate.
Non vorrei che avessero fatto l'effetto tipo fare tipo che vada via. Come se andassi via, però io ho sentito quel nome che tutti temiamo, raga. Boh, ragazzi, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Detto questo, nulla, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.